virtuosità dell'Ascoli contro un avversario di rango come il Torino è stata premiata a 6 minuti dal termine così. Dopo una mischia la palla arriva a Pirker, ottimo colpo di testa indietro a liberare Torrisi che è ben appostato, non ha fallito l'obiettivo. E la rete era già matura da tempo perché chi è andato con costanza e determinazione più vicino a segnare è stata proprio la squadra ascolana dopo però una sfuriata iniziale del Torino. Così al settimo Pulici, quello ascolano, è dovuto intervenire e lo abbiamo appena visto su un tiro di Paolo Pulici. Al decimo poi anche Graziani ha cercato di dare un dispiacere al Pulici ascolano. Poi l'Ascoli che con continuazione ha cercato di dare fastidio ai Granata, ci ha provato al tredicesimo Boldini, al ventisettesimo Bellotto, etterraneo si è dimostrato di un tempismo eccezionale, così come d'altra parte in tutta la partita, al trentasettesimo sempre il portiere torinese è dovuto intervenire per sventare un bel cross di Moro. Il Torino non è stato a guardare e al 44esimo, ancora con Paolo Pulici, ha tentato di impensierire la difesa ascolana che però ha fatto buona guardia. Poi la ripresa, ancora un Ascoli volenteroso che non si è demoralizzato per le tante occasioni fallite, anzi subito al 46esimo Torrisi fallisce ancora una buona occasione e al quarto ci prova anche il Torino con Vullo che però alza sopra la traversa. Ma ancora l'Ascoli in evidenza con tante azioni, ma soprattutto questa di Boldini, che non ha avuto un felice esito perché Danova è stato molto bravo a sostituirsi a Terraneo. Nell'angolo successivo ancora un intervento di Terraneo su Scanziani e poi il gol della vittoria bianconera. Per l'attenta e generosa gara che l'Ascoli ha condotto contro il Torino, leggermente sottotono, possiamo concludere che la vittoria ha premiato i migliori.